Biagio Goldstein Bolokan, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E grazie, grazie per essere qui insieme con noi per raccontare in questo piccolo libro di cento e qualche pagine, ma di una bella intensità di parole, di immagini, una storia che non è mai abbastanza raccontata. Il libro si intitola La bella resistenza, l'antifascismo raccontato ai ragazzi. È un libro importante perché poi questo libro qua, io che non sono più ragazzo, non conoscevo questa storia, quella che ci racconta Biagio Goldstein Bolokan, ed è una storia familiare molto importante, ed è qui la necessità di coniugare il verbo testimoniare. E testimoniare è un verbo importante perché non lo si fa mai abbastanza, perché più si fa la coniugazione di quel verbo, più possiamo passare. Testimoniare vuol dire passare, passare a qualcun altro la parola, passare a qualcun altro la storia. Ma la storia familiare è una storia fatta anche di piccole cose o di grandi cose, come quella che ci viene raccontata in questo libro, che tra l'altro ha delle immagini molto molto belle, immagini di Matteo Berton, a cominciare dalla copertina. Ma è stata veramente una bella scelta questa, Biagio Goldstein Bolokan. Sì, grazie innanzitutto per le belle parole. Sì, è un lavoro di testimonianza, ma è un lavoro in questi giorni di incontri frenetici con le scuole, con i ragazzi delle elementari, delle medie, delle superiori. Mi sono interrogato sull'operazione che stavo facendo e ho rubato un'espressione fantastica che ho ascoltato da un ragazzo, che ha detto, bisogna essere militanti della memoria. Ed è una formula che mi è piaciuta molto e che gliel'ho chiesto, gli ho chiesto di poterla utilizzare, nel senso che una cosa è custodire la memoria, come mettendola in una teca, conservandola, ripulendola dalla polvere, altra cosa è farla vivere e raccontarla, che è l'unico modo per farla vivere. All'inizio il sottotitolo del libro era L'antifascismo spiegato ai ragazzi, poi mi è sembrato che il verbo spiegare non cogliesse appieno, che non esprimesse appieno il mio intento, che non voleva essere accademico, non voleva essere professorale. Credo che queste storie, per la loro densità e per la loro importanza, vadano innanzitutto raccontate, ed è il verbo che è lo strumento per trasmettere conoscenze e trasmettere emozioni. Quindi conoscenze ed emozioni, questo è il binomio per me importante. Io vorrei ritornare su quella parola che ha detto quel ragazzo, essere militanti della memoria. La parola militante non è una parola modernissima, no? Però è una parola che spiega molto bene. Essere militante vuol dire partecipare attivamente alla vita, partecipare con passione a qualche cosa, impegnarsi in una partecipazione costante. E la memoria ci chiede di essere costanti. Questo libro racconta veramente di qualcuno che, nonostante tutto, ha avuto la costanza e il coraggio, perché qui non basta solamente la costanza, c'è bisogno anche del coraggio. E questo libro si apre con queste parole: un debito è un patto di restituzione che si stringe con qualcuno che ti presta qualcosa. Di solito ci sono in ballo i soldi. Se una banca mi concede un mutuo per comprare una casa, contraggo un debito che dovrò onorare negli anni successivi. Lo stesso avviene quando un amico mi presta del denaro perché mi trovo momentaneamente in difficoltà. Tra i due debiti però c'è una differenza importante. Nel primo caso la banca mi concede un prestito perché, dopo essersi assicurata che io lo possa ripagare, ritiene di poterne ricavare un utile. I soldi che restituirò negli anni, infatti, saranno più di quelli che mi sono stati prestati. Questo scambio è un affare, un semplice calcolo costi-benefici. Nel secondo caso, invece, entrano in gioco l'amicizia e la generosità, che non hanno a che fare coi soldi. Ecco, la resistenza è fatta anche di questo. Sì, assolutamente. Guarda, io mi sono trovato con in mano un patrimonio di storia, di esperienza, di vita vissuta. E a un certo punto ho dovuto immaginare un modo per investirlo, questo patrimonio, per rimanere sulla metafora economica. E l'unico modo che ho trovato è quello appunto di raccontarlo. Ricordo bene com'è iniziata questa storia. Io da tanti anni incontro i ragazzi nelle scuole e cerco di raccontare loro la storia dell'Italia, dell'Europa, del Novecento.
che è un'operazione complicatissima, complicatissima perché ragazzi di 10, 13, 15 anni hanno un rapporto con la storia molto, molto debole. E un giorno ho provato a uscire dalla dimensione squisitamente scolastica, appiccicando a quelle storie la storia dei miei nonni, che è una storia molto particolare, cioè la storia di una famiglia al tempo stesso per metà antifascista e per metà ebraica. Quindi una famiglia che senza alcun merito, diciamo, però condensava alcuni elementi critici e sensibili. Quando ho dato un volto, un nome, una biografia, dei sentimenti ai protagonisti della storia, ho visto accendersi negli occhi dei ragazzi e delle ragazze che mi ascoltavano una luce nuova e diversa e un livello di comprensione molto più alto. Quando parlavo di mia nonna ragazzina e dei suoi fratelli impegnati politicamente nelle aule del liceo Berchet di Milano, vedevo che si innescava un meccanismo di riconoscimento, di identificazione, che rendeva tutto molto più semplice. Ed è stata proprio una scoperta che ho cercato di trasmettere anche attraverso le pagine scritte. Attraverso le pagine scritte, le pagine che raccontano la storia di una famiglia, ma non è una storia che deve restare nel privato, perché qui non stiamo guardando dal buco della serratura. Qui abbiamo aperto la porta di casa. Biagio Goldstein-Bolokhan apre la porta di casa e ci racconta, ci fa questo piacere di raccontare, perché non è solamente un piacere, è il dovere, come diceva poco fa. Ritorniamo alla militanza della memoria. Tutto parte da sua nonna Eva. Sì, io ho aperto le porte di casa, ma ho anche cercato di far entrare la grande storia dentro la porta di casa e viceversa, nel senso che il gioco che ho provato a fare è quello di mettere in tensione la storia dei manuali, che è quella che io racconto nel mio lavoro. Io per mestiere lavoro nell'editoria scolastica e scrivo libri di storia per la scuola, mettendo in comunicazione quella storia, quel livello di racconto storico, al livello delle storie familiari. E ho scoperto in queste settimane che, come la mia, ce ne sono centinaia, migliaia, tantissime persone che ho incontrato mi raccontano mio nonno, mio zio, il mio amico. Quindi è uno scrigno che basta aprire per fare uscire decine e decine di storie straordinarie, ciascuna a suo modo straordinaria. Quindi il meccanismo è questo, la tensione tra grande storia e piccola storia, posto che sia piccola, ma storia particolare, storia di un gruppo familiare, storia di persone, tra molte virgolette, normali, che poi normali non sono perché sono sfidate dall'eccezionalità della storia. Sfidate dall'eccezionalità della storia e a volte anche piegate, purtroppo, come è successo con le leggi razziali, come è successo con la Shoah. E qui la storia ha preso veramente una brutta piega, ma nonostante tutto, ma proprio per questo la storia si deve raccontare. Ricordo anni fa, ospitando Bruno Segre, ci disse una cosa che mi rimase impressa, perché è talmente piccola e talmente semplice che è importante. Ci disse che la storia della propria famiglia bisogna raccontarla sempre, non bisogna vergognarsi delle cose che si sono fatte, non bisogna mai vergognarsi. E quando si è attorno al tavolo, per esempio nell'ora di cena, raccontiamo che per esempio il nonno, il bisnonno, magari se non aveva soldi andava a scuola con gli zoccoli pieni di paglia, perché qui non c'è nulla da vergognarsi, perché se proviamo a raccontare questa cosa saremo capaci anche a raccontare tutto il resto, ed è qui che torniamo al valore della testimonianza. Sì, che è un valore formativo. Lei all'inizio leggeva le prime pagine in cui spiego ai ragazzi che attraverso questo libretto saldo un debito, che è sicuramente un debito morale, ma c'è anche un debito morale ed affettivo, ma è anche un debito, diciamo, intellettuale, nel senso che la storia della famiglia di mia nonna, nella sua relativa normalità, è una storia esemplare.
è una storia esemplare. Io che non ho conosciuto gli zii di mio padre, non li ho conosciuti personalmente, ma attraverso questo racconto mi è sembrato di, appunto, di sedermi attorno a un tavolo e di chiedere loro conto della loro esperienza, delle loro scelte, della loro responsabilità e della loro libertà. E mi è sembrato anche l'unico modo per risarcirli delle sofferenze che hanno dovuto affrontare, enormi, in quegli anni tragici e disperati. Quindi mi è sembrato come di stendere, di tirare un filo e di recuperare e di restituire loro dignità, che è una cosa straordinariamente importante, penso. E qui le parole attraversano le immagini e le immagini attraversano le parole. Non sono due cose distinte. In questo libro intitolato, lo ricordiamo, La bella resistenza, edizioni Feltrinelli, perché le immagini, e torno a raccontare le immagini di Matteo Berton, riescono veramente nel loro stile, che è uno stile veramente molto particolare, che ci porta proprio allo stile di quegli anni, gli anni del ventennio. Ed è uno stile veramente molto molto particolare. Sì, devo dire che Matteo Bertone è stato bravissimo a interpretare e a cogliere lo spirito dell'opera, nel senso che il libro è dichiaratamente rivolto a un pubblico di ragazzi, diciamo di età compresa tra i 13 e i 18 anni, sebbene io creda che la lettura poi alla fine, diciamo, mi diverto a dire tra i 13 e i 93 anni, però diciamo l'obiettivo principale era parlare a quel pubblico, quindi la scelta del linguaggio è funzionale a questo obiettivo. Le immagini contribuiscono in modo straordinario a ricostruire un ambiente, a ricostruire, diciamo, un contesto visivo innanzitutto, ed è questo un modo anche per, come dire, per superare i limiti di una comunicazione divulgativa che spesso è molto astratta e molto fredda. Invece in queste pagine noi cerchiamo di stabilire una comunicazione calda, emotivamente sensibile. Adesso speriamo di esserci riusciti, devo dire che il contributo di Bertone è stato molto, molto importante. E tornando alla nonna Emma, che non era certamente una santa e neppure una donna perfetta, no, come lei scrive nella chiusura di questa sua storia, era una donna come tutti noi, piena di difetti, ma quando ha dovuto scegliere, ha saputo farlo rettamente, ecco. Ha saputo distinguere tra giustizia e vendetta, dimostrando che anche dopo una guerra spaventosa è possibile conservare la propria umanità. Questo non è stato di tutti, conservare la propria umanità, e anche questa è stata una grande lezione. Sì, guardi, questa era l'epilogo del libro, ed è quello che io racconto sempre ai ragazzi in chiusura dei nostri incontri. Mia nonna tra il 1922 e il 1945 ha dovuto affrontare sfide enormi e la perdita di molti cari, a partire dal padre, dal fratello maggiore, dal ragazzo di cui era innamorata da adolescente. Ha dovuto affrontare la mancanza del marito di mio nonno Alexandru per 2 anni, ha dovuto mantenere i 4 figli in condizioni durissime. Quindi diciamo che era una donna che aveva accumulato diversi motivi di rancore, se possibile anche di vendetta. Ma alla fine della guerra, nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile, salvò la vita a un funzionario del comune del paese in cui erano sfollati, che rischiava di subire un processo sommario e una esecuzione sommaria. Ecco, la nonna non ci ha pensato una volta. Io voglio raccontare e sottolineo questo: mia nonna era una donna normalissima, non era un'eroina, non era una santa, era una donna piena di difetti tipicamente lombardi, ma di fronte nel momento cruciale, quando ha dovuto decidere se vendicarsi o se far prevalere la giustizia, non ha avuto esitazione, non ci ha dovuto nemmeno pensare. E questo secondo me racchiude il senso di questa vicenda. In quel gesto, nel gesto del salvare la vita, un uomo che certamente aveva molte responsabilità, ma non meritava una morte così, così vigliacca, la nonna ha in qualche modo risarcito
tutti i suoi parenti, tutti i suoi cari caduti, e ha risarcito se stessa. E questo mi sembra qui si usa la parola, un insegnamento importante, molto importante. Lei poco fa, Biagio Goldstein-Bolocan, diceva che lei scrive libri per la scuola. Ecco, scrive libri per la scuola e quindi è abituato a un registro della parola destinata ai ragazzi, ecco. In che modo noi oggi, anche attraverso libri come questo, La Bella Resistenza, possiamo raccontare ai ragazzi questa parola, sia attraverso i libri di lettura, sia attraverso i libri di studio, come quelli della scuola su cui lei giorno dopo giorno lavora? Guardi, questo è un tema molto, molto complicato, molto complesso e anche molto decisivo. In qualche modo mi verrebbe da dire che questo libro è il risultato delle frustrazioni accumulate negli anni di professione, nel senso che io sono convinto che la comunicazione istituzionale, scolastica, abbia un limite intrinseco, che difficilmente riusciremo a superare. Anche il miglior manuale, anche il manuale scritto nella forma più chiara, comprensibile, aggiornata, competente, ha un limite di comunicazione. Noi dobbiamo inventarci dei modi per superare quei limiti. Io le confesso, non sono affatto sicuro che questo sia il modo giusto. È una sperimentazione. Ci provo perché so quanto è difficile farlo, però devo dire è anche una scommessa nella parola scritta. Io per molto tempo ho pensato tanto se era possibile questa operazione, perché una cosa è incontrare i ragazzi personalmente, direttamente, mettere in campo la propria voce, il proprio corpo, le proprie emozioni, altra cosa è trascriverle su un foglio scritto, ma io tenacemente, testardamente continuo a pensare che questo sia uno strumento valido. Vedremo. L'altro giorno mi sono emozionato quando il giorno successivo a un incontro con una quinta elementare la maestra mi ha mandato una foto del banchetto di un bambino di 10 anni che il giorno dopo l'incontro aveva comprato il libro. Vedremo, sono semi e speriamo che fecondino. E i semi bisogna comunque metterli nella terra e avere la possibilità di vivere il tempo dell'attesa, perché bisogna dare il tempo che il seme possa crescere, come, e poi questa è una speranza ragionata che dobbiamo avere tutti quanti, perché se non abbiamo quella non abbiamo certamente futuro, e nel passato molti hanno lavorato per darci il presente, per sviluppare un futuro, come quelli che hanno partecipato alla resistenza, come quelli che hanno testimoniato a loro modo, come viene raccontato in questo libro, edizioni Feltrinelli, La Bella Resistenza. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Pronto, scusi, non ho sentito la domanda. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Cosa sta leggendo? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni. Sto leggendo diverse cose. Un libro che mi piace, che mi sta piacendo moltissimo, per ragioni non tanto lontane da quelle che ci siamo detti oggi, è Patria di Fernando Aramburu, uno scrittore basco di grande intelligenza che anche lui in qualche modo intreccia la grande storia del suo popolo e della sua terra con la storia di due famiglie basche. È un libro bellissimo la cui lettura consiglio caldamente. I famosi vicini di casa, queste due famiglie che erano inseparabili, ma poi la prosa di Fernando Aramburu è sicuramente una prosa veramente molto molto particolare. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Biagio Goldstein-Bolocan. Grazie a voi, grazie davvero, arrivederci.